e correndo, correndo di notte da solo. Il primo servizio che vi proponiamo per quanto riguarda il campionato di seconda categoria Girone S si riferisce alla gara tra Primula e Polisportiva Santa Maria, disputata domenica mattina sul campo di Palinuro. È la sesta giornata di campionato, Primula di mister Zavaglia ancora a quota zero in classifica, alla ricerca dunque dei primi punti della stagione. Polisportiva Santa Maria di mister Cardullo, che nelle immagini vediamo in divisa giallorossa, che prova a confermare anche in trasferta quanto di buono ha fatto vedere finora tra le mura amiche. Una partita dominata dagli ospiti fin dai primi minuti, praticamente ad ogni azione d'attacco della Polisportiva Santa Maria si creava una situazione di pericolo per la difesa della Primula. Ne sono scaturiti ben 7 gol che andiamo a vedere insieme ai nostri telespettatori. È durata solo 18 minuti la resistenza della Primula e appunto al 18° minuto vediamo che c'è un lancio in profondità di Matteo, errore di Aprea che svirgola la palla, ne approfitta Meola che arriva davanti al Del Duca e lo batte di piatto destro. Vediamo la gioia del numero 9 in maglia giallorossa che corre verso la panchina e va ad abbracciare mister Cardullo. Rivediamo l'errore però di Aprea che non trova la palla ed è lesto Meola che con grande opportunismo realizza il gol dell'1-0, dunque in favore della Polisportiva Santa Maria. Al 39° arriva il raddoppio, c'è ancora un suggerimento di Di Matteo, questa volta sulla destra per Messano, che entra in aria, effettua il cross sotto porta dove è appostato ancora Meola, che non ha difficoltà a battere per la seconda volta Del Duca. Meola che, come nell'occasione del primo gol, corre ad abbracciare ancora il proprio allenatore in panchina. Rivediamo anche questa azione, l'apertura di Di Matteo per Messano, pallone che viene messo al centro, è pronto all'appuntamento Meola per la sua doppietta personale. E la prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 per gli ospiti e nella ripresa non cambia il tema della gara, con la Polisportiva Santa Maria che trova troppa libertà nelle maglie della difesa della Primula. E siamo al 4° minuto, Guariglia porta palla, resiste all'attacco di Paradiso, poi vede libero Chiariello in piena area di rigore. La palla viene servita al numero 10 in maglia giallorossa che supera Del Duca in uscita, il portiere della Primula, e sigla il 3-0. Delizioso il tocco di Chiariello che rivediamo, colpo sotto e palla che supera per la terza volta Del Duca. E ormai sfiduciati i giocatori della Primula, e in particolare chiaramente il numero 1, e si vede benissimo in questa circostanza. C'è un tiro dalla distanza di Messano, tiro senza troppe pretese, che Del Duca non riesce a controllare. E palla che entra in rete per la quarta volta. Siamo al 10° minuto, della ripresa, e dopo aver ispirato i primi due gol va a segno anche Messano con questo tiro di sinistro da fuori area. Al 28° gli ospiti arrotondano ulteriormente il risultato con un bellissimo gol di Chiariello che dai 20 metri sfodera un gran tiro con la palla che si infila sotto la traversa e sorprende ancora una volta Del Duca. Nulla da fare per l'estremo difensore della Primula che, e vedete bello il tiro, è Chiariello che vede leggermente fuori dai pali l'estremo difensore, calcia con grande precisione e trova uno splendido gol. Siamo al 28° sul 5-0 per la Polisportiva Santa Maria. L'orgoglio della Primula, porta palla Calembo sulla destra, cross in aria, arriva in corsa Leonetti che viene atterrato da Ianni, l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri Pepoli realizza il gol della bandiera, al 40° del secondo tempo. Rivediamo anche la battuta di Pepoli, centrale, che batte Ianni, portiere della Polisportiva Santa Maria. Ma non è ancora finita perché un minuto dopo, su un rinvio da fondo campo di Del Duca, la palla viene intercettata da Chiariello, che serve il nuovo entrato Orru, che supera Del Duca e a porta vuota mette in rete la palla del 6-1. C'è gloria dunque anche per Orru, che era entrato in campo da pochi minuti, che si inserisce sul lancio di Chiariello, mettendo il sigillo finale sulla gara. Gara dunque che si chiude con la vittoria della Polisportiva Santa Maria sul campo della Primula con il punteggio 6-1, Polisportiva Santa Maria che sale a quota 9 in classifica.